Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video del FIFA Road to Championship Tottenham Liverpool. Andiamo veloci, cambia qualcosa nella nostra formazione, intanto questa è la formazione del Tottenham. Per ora 3 vittorie su 3 se non sbaglio, sì, vittoria importante, un'altra partita importante contro gli Spurs, squadra comunque di tutto rispetto, con giocatori tecnicamente molto importanti. E adesso vediamo la nostra. Leno in porta, Juan Fran, Lovren, Skrtel al posto di Sakho, espulso. Joel Campbell a destra, Saul e Emre Can, i centrocampisti centrali, Marco Reus, Sterling, Sturridge e Balotelli. E quindi direi che si può partire per Sturridge. Esce bene dalla marcatura, la gioca per Niguez. Aspetta Niguez un compagno, c'è Sterling che rientra. Attenzione, Sterling, il tiro! Palo! Che azione del Liverpool, incredibile! Incredibile, palo clamoroso, mi ha tremato il joystick. Campbell che incita comunque Raheem Sterling per l'ottima cosa appena fatta. Scusate se mi sentite un po' chiuso, ma sono un po' chiuso. Andare a dargli Sturridge, bella palla per Campbell, la mette in mezzo, dove arriva Balotelli, traversa, oh mamma mia. Oh mamma mia, che cosa, che azione avevamo fatto, signori. Che azione avevamo fatto. Poi Soldado, fermato da Campbell e Juan Fran, che rientrano. Rientrano sempre. Balotelli! Mamma mia, ragazzi. Che avvio di partita. Già due legni colpiti. Da Sterling e Balotelli di testa. Un'incornata pazzesca. Poi Campbell, attenzione. Sbaglia il passaggio filtrante. Chi era il centrale che ha fermato tutto? Un nome strano. Emre Can, Balotelli, il tiro ancora di Mario, fuori di un metro probabilmente. Comunque ogni anno tiro fuori degli acquisti, almeno un acquisto incredibile, e quest'anno è Saul Niguez, mentre gli altri sono comunque tutti di buonissimo livello. Attenzione, ancora Soldado, pericoloso, troppo spazio lasciato lì dai difensori. Poi Leno, gioca per Skrtel, Marco Reus, prova la finta, perde il pallone nel contro Shadley, poi se ne va Marco, se ne va ancora, la gioca per Balotelli, che vede Emre Can, che rientra, la gioca bene per Sterling, buco per Sturridge, rientra sul destro, vede ancora Sterling, il tiro di Sterling, Lloris, arriva Saul Niguez, ma arriva prima Paulinho, poi Campbell, la tiene in campo, ma che cazzata che ho fatto. Peccato, era una buona azione. Ancora Niguez però, abbiamo ancora la palla noi. Saul, Emre Can, Marco Reus, attenzione Marco, attenzione Marco Reus, che può fare qualunque cosa. Il tiro di Marco, io rischio il miracolo. Mamma mia signori, mamma mia signori. Ancora che occasione. Juan Fran, ah. Attenzione, palla che potrebbe diventare interessante per Balotelli, che è lentissimo, non si sa perché. Poi attenzione Sturridge, il tiro al volo, Fazio, guardate che bucio di culo. Niguez, Sterling, Vertonghen anticipa tutti. E finisce qua il primo tempo signori, 0-0. Quante occasioni per noi, guardate un po'. 7 tiri contro 3, tiri in porta 4 contro 1. Ripartiamo con la stessa formazione, sembra si sia fatto male Campbell infatti. Esce Campbell, dentro Markovic. Primo cambio per noi. Cerchiamo di comunque tutelarlo il nostro Campbell. Adebayor, adesso probabilmente Lovren avrà un po' più da fare. Subito Adebayor pericoloso, si fa vedere. Skrtel e Saul Niguez. Marco Reus, scusate, se ne va bene Adebayor, poi interviene Juan Fran. Eriksen a battere questo calcio d'angolo. Batte profonda, arriva Leno. Bella presa, bella uscita. È tutto molto bloccato, Marco Reus. Fran addosso a Emre Can che non riesce a intervenire. Poi ancora Lovren. Emre Can. Andare Sturridge. C'è un buco per Markovic. Il tiro di Markovic! Fuori!
Quante occasioni. Esce Shadley, entra Eric Lamela. Attenzione, cambio importante. Vediamo cosa può portare agli Spurs Eric Lamela. Tutta la sua velocità, come quella che ha portato Markovic. Puttana figa, Paulinho, che intervento che ha fatto. Poi Markovic forse rinviene. No, rimane steso per terra. Adebayor. C'è Saul Niguez però. Non si passa. Non si passa. Esce Emre Can. Entra Philippe Coutinho. Quello che porta al Liverpool Philippe Coutinho lo sappiamo tutti. Esce Emre Can. Una prova discreta per lui. Eccolo subito Coutinho. Si va a prendere il pallone. La gioca Balotelli. Subito per Raheem Sterling. Se ne può andare. Viene chiuso però, troppi i difensori del Tottenham, che chiudono bene. Lamela. Subito, si fa vedere. Tutto bene Lamela. Andare da solo. Arriva Markovic, rientra. Troppe cose Lamela. Poi c'è un buco incredibile. Ma che intervento di Davis. Poi Lamela ancora. Coutinho, grande recupero, può far ripartire il Liverpool. Balotelli, Sturridge, inseguito da Vertonghen. Ce ne va Daniel Sturridge. Ma Davis, che partita che ha fatto. Capoue, attenzione, un buco in difesa. Lamela, c'è Juan Fran però. Ancora Walker, attenzione Lamela. Paulinho, la mette in mezzo. Dove non colpisce nessuno. O meglio, colpisce Coutinho e Eriksen non ci arriva. Esce Capoue, entra Moussa Dembélé. Calcio d'angolo quindi per il Tottenham. Esce bene Leno. Fenomeno, un portiere un fenomeno, signori, un fenomeno. Coutinho. Sterling. Oddio, che palla per Markovic. Il tiro di... Scusi, ma perché ha tirato di piatto in quella maniera oscena? Balotelli. Gran palla per Marco Reus. È tornato lì Lamela, signori. È tornato lì Lamela. Che intervento che ha fatto. Lambert doveva entrare molto prima. Eccolo subito Ricky Lambert. Palla interessante per Sturridge. Markovic. Era buona anche questa di palla. Disse qualcosa per Tong. 4 minuti di recupero, intanto al 90esimo. Non è finita la partita. Lamela, ma non è fallo, ma non è mai fallo quello, non è mai fallo. Se non pigliamo la palla finisce male qua. Lennon, Adebayor, attenzione, Paulinho, fuori. Sarebbe stata una beffa. Fammelo sto rinvio. Dai che non è finita. Niguez, stavamo ripartendo, finisce qua 0-0. 0-0 contro il Tottenham, uno 0-0 che... Non ci sta per niente. Non ci sta proprio per niente. Abbiamo meritato decisamente. Comunque, andiamo a vedere la classifica, signori. Allora, signori, questa è la classifica provvisoria. Purtroppo ci sono gli ultimi giorni di mercato e non posso andare avanti, sennò perderei qualche giorno. Quindi ve la faccio vedere subito. Per ora siamo primi a 10 punti. Però ovviamente anche tutte le altre squadre hanno una partita in meno. Chi ci può prendere? Ci può superare il Newcastle, lo Swansea, il Tottenham. Ci può pareggiare semplicemente, quindi al massimo terzi. Dopo dietro, tutte dietro, il Chelsea, il Manchester United, il Southampton, l'Arsenal. Zona retrocessione, troviamo l'Aston Villa con un punto, il West Ham e il Burnley con 0 punti. Signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un piace, un commento, un consiglio. E ci vediamo al prossimo match del FIFA Road to Championship. Ciao a tutti ragazzi.